Oggi, 5 maggio 2018, a Roma, un momento importante con i nostri amici di Samaritan International, la rete a cui ANPAS aderisce e che è una realtà di volontariato a livello europeo con una storia molto simile a quella delle nostre associazioni, delle nostre pubbliche assistenze, di società di mutuo soccorso nate oltre 100 anni fa. Siamo qui per parlare dei problemi che ci affliggono, ma delle prospettive di sviluppo, di alcuni aspetti che stiamo affrontando anche a livello della comunità europea, perché abbiamo difficoltà nel far comprendere all'Europa che non esiste solo un mercato di interscambio, ma degli interessi generali e delle specificità, in particolare dell'opportunità di rilanciare il volontariato come serio di servizio utile per tanti motivi, nel quotidiano, nell'emergenza, nelle maxi emergenze, nel trasporto della signora anziana disabile, ma anche nella protezione civile. Guarda caso oggi siamo a 20 anni dall'alluvione di Sarno, un disastro nel quale anche a suo tempo ANPAS, insieme al volontariato italiano, è stato presente e ha reso possibile un recupero in tempi più rapidi, soprattutto della parte più importante, delle persone. Ma ci ritroviamo davvero insieme a questi amici della Germania, dell'Austria, dell'Est Europa, proprio per stare insieme, perché la contaminazione, elemento che dico sempre dell'ANPAS, cioè scambiarsi opinioni, buone pratiche, anche solo momenti di amicizia per stare insieme, è fondamentale per costruire un'Europa vera, un'Europa giusta e soprattutto per una comunità migliore di cittadini attivi che vogliono fare il bene della propria comunità, della propria famiglia, ma in un'ottica assolutamente trasversale, senza distinzioni, senza razzismi, ma insieme per stare in un mondo migliore, in un'Italia migliore.